In Campania vi sono 400.000 persone diabetiche e ogni anno bisogna fare i conti purtroppo con decine di mutilazioni per il piede diabetico ed è proprio in tale ottica che si inserisce l'inaugurazione del centro ad Airola. L'obiettivo della Regione Campania è incrementare queste strutture per evitare lunghe file, soprattutto ad anziani nel periodo invernale. Questa è una struttura molto bella, ovviamente avremo ambulatori specializzati per assistere i pazienti di diabete, come potete vedere avremo specialisti di cardiologia, oculistica, diabetologia, garantiremo il meglio di assistenza possibile per i nostri pazienti. Ovviamente diventa una struttura sanitaria con tante funzioni, sapete che dobbiamo realizzare anche case di comunità, anche se per la verità dal governo nazionale non viene nessuna certezza sul personale necessario per le case di comunità. In ogni caso, per quello che ci riguarda, facciamo la nostra parte come regione e realizziamo una rete la più ampia possibile di medicina territoriale. Questa è una bella struttura di eccellenza e voglio sottolineare l'importanza di questa struttura perché in genere nei comuni delle aree più interne si fa fatica a realizzare strutture sanitarie importanti. Questo è un segno di attenzione alle aree interne, ma più in generale è un modo per affermare lo stesso diritto di tutti i cittadini, dovunque vivano, ad avere l'assistenza della sanità pubblica. Per quanto riguarda invece la questione scuole, l'ipotesi di far restare chiusi i cancelli il sabato per risparmiare energia, De Luca risponde così. Io sono, per quanto riguarda il mondo della scuola, per affrontare il problema sempre in connessione con la situazione sanitaria. Sento a volte delle discussioni francamente a vuoto che non tengono conto del contesto. Intanto noi dobbiamo aprire, credo, il 13, fra l'altro ci troviamo nel pieno di una campagna elettorale abbastanza sconcertante, fatta nel mese di agosto. Non voglio fare commenti. In Campania in modo particolare noi avremo il 19 la festa di San Gennaro, il 21 la festa di San Matteo a Salerno, quindi si apre, si chiude, l'ira di Dio. Dovremo chiudere, aprire, chiudere poi 2 giorni prima per l'allestimento dei seggi. Vabbè, comunque siamo in Italia, quindi mettiamo nel conto anche di queste scelte squinternate che vengono dal livello nazionale. Vediamo, noi abbiamo fatto il meglio possibile per garantire l'apertura dell'anno scolastico con serenità. Poi verso il 10-12 ci regoleremo. Noi decidiamo sempre sulla base delle valutazioni che fanno le autorità sanitarie. A volte negli anni scorsi, quando abbiamo assunto decisioni anche non semplici di chiusura, non lo facevamo per divertimento, ma perché dall'ASL ci arrivava la notizia di contagi spaventosi nell'area dai 10 ai 16-17 anni. Quest'anno dovremmo andare meglio per la verità. Ad oggi non abbiamo segnali di particolari emergenze. Però è un tema delicato, affrontiamolo immediatamente alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico.